Questo è l'unico oggetto sull'unicorno che ho comprato e l'ho comprato andando per l'unicorno, ma perché mi piacciono molto i portacolori degli astucci ed ho comprato questo qua. Questo qua ce n'erano di due tipi astucci di questo formato, uno con questo con l'unicorno ed è sul rosa, su questo rosa. E poi c'era, non mi ricordo che animale era, un altro tipo di animale. E che era sul verde. All'interno si presenta di questa maniera, quindi è vuoto. Il colore è quello che gli oggetti devono mettere. Qui possiamo mettere le matite, o anche le perne, oppure in quelle questo qua più grandi si può mettere o tempera matita, o una gomma, o anche una piccola riga. Come quelli sono tradizionali che vendono o che vendevano una volta, dove c'erano tutti questi tipi di piccoli oggetti. Dall'altra parte si presenta di questa maniera. E questa è una penna gialla di fuori, però come scrive sul nero. E di queste penne ce n'erano anche di altri colori, parlo dell'esterno, con il verde, con l'azzurro, però non so se all'interno erano sempre, se scrivono sempre su tutti sul nero o anche erano un misto tra nero, blu e rossi. Queste qua mi è capitata a me e è nera. Ho comprato anche questo modello di un elicottero da costruire, che questo lo devo regalare. Dall'altra parte della scatola c'è la spiegazione. Poi ho comprato anche questo tris di legno, anche questo da regalare. E di questo oggetto qui di tris ce n'erano dei due tipi, questo con lo zero e la X, e l'altro invece era con il cuore e con i fiori. Poi abbiamo questo domino, anche questo da regalare, però questo ora lo faccio vedere. Questo è come si presenta all'interno questo domino, è un mini domino, sono 28 pezzi e qui c'è anche la spiegazione. E tra l'altro anche ora lo dico, faccio vedere di nuovo. Riprendendo il gioco dei tris, qui invece non c'è la spiegazione in foglio, però dice che la spiegazione è su un sito, infatti dall'altra parte c'è scritto dove si deve andare a cercare il sito per questo gioco. Vabbè, però questi sappiamo o sanno come si gioca.